Nel verde dei giardini pubblici della città di Casale Monferrato si trova il Monumento ai Caduti, opera di Leonardo Bistolfi, il più grande scultore simbolista italiano. Inaugurato il 26 maggio del 1928, quindi 5 anni prima della morte dell'artista, artista che ebbe i natali in questa città, a Casale, nel 1859. Il monumento si presenta a forma di esedra con 4 cariatidi, le Vittorie alate, che sostengono una trabeazione nella quale sono incise le parole del grande vate, Gabriele D'Annunzio, che così recitano: Canta, o nuova primavera italica della nostra anima, il nostro amore sacro all'immortale figlio delle Vittorie. E Bistolfi raffigura la primavera italica come una giovane fanciulla dalle forme curvilinee che, abbracciando un mazzo di rose, con passo danzante scende i gradini. Ma forse la figura che più emoziona e colpisce in questo monumento è la figura del Fante, una scultura in bronzo che rappresenta il soldato vestito da un pesante cappotto, l'elmetto sul capo, e che sorregge, anzi stringe sul petto, una baionetta che è anche una croce, lo sguardo fisso, fermo, forse un po' spaventato, un pezzo di paura, così disse Bistolfi, che raccontò ai suoi amici di averlo, come dire, visualizzato in sogno. Così scrisse infatti in una lettera: Mi è venuto in una notte, me lo sono veduto dinanzi all'improvviso, così come all'improvviso lo incontriamo noi, passeggiando nei giardini pubblici in direzione della stazione ferroviaria.